Questo è Ubuntu GNOME 13.04. Dopo l'installazione funziona benissimo, non ci sono problemi particolari, però c'è da rilevare che inizialmente, dopo l'installazione, non si riesce ad installare la lingua italiana. Mi spiego meglio, faccio vedere. Andando su impostazioni, faccio vedere. Andiamo su impostazioni. Praticamente al primo avvio del sistema operativo, non come succede su Ubuntu con l'interfaccia Unity, succede che praticamente esce fuori una schermata in cui c'è il supporto lingue, che vi dice il supporto lingue non completo, scaricare pacchetti delle lingue. Quindi si fa ok, si clicca su ok e automaticamente il sistema vi cerca la lingua del vostro paese, e poi potete impostare come lingua predefinita del sistema la lingua del paese appunto dove vi trovate. Nel nostro caso parliamo dell'italiano. Di solito la lingua supportata è l'inglese, con varie sfumature, inglese, americano, australiano, insomma, come le varie sfumature dell'inglese. Su Ubuntu GNOME c'è questo problema che ancora non, addirittura non è stato inserito il supporto lingue. Inizialmente appunto non c'è questo sistema di inserire la lingua. Io ho smanettato un po', non mi sono accontentato appunto di avere solo la lingua inglese nel mio sistema operativo, anche se la capiamo un po' tutti, perché diciamo, nel computer ci sono delle terminologie inglesi, quindi riusciamo a capire, però se dobbiamo utilizzare un Office con Word che magari ti dà delle segnature di errore nella lingua italiana che non esistono, insomma, è un po' problematica la cosa. Inizialmente io avevo installato praticamente ora questo lo mettiamo in miniatura. Avevo installato il gestore pacchetti Synaptic, in cui praticamente cercando, digitando si trova, ve lo faccio vedere. Cercando si trova appunto il pacchetto della lingua italiana. Ho detto magari risolvo così il problema. Sono andato a vedere, vabbè, impostazione lo chiudiamo, altrimenti il video diventa pesante. Praticamente cercando il pacchetto italiano, se lo sto scrivendo giusto, no, non lo sto scrivendo giusto. Comunque, praticamente cercando il pacchetto, qua ci sono le lingue. Ecco, magari cerco language. Ecco qua. Cercando il pacchetto lingue, qua potete installare il pacchetto lingue italiano direttamente dal gestore pacchetti. Risolvete parzialmente il problema, perché ci sarebbe da disinstallare anche il pacchetto inglese, quindi andare a cercare il language pack English e quindi levare quello. Però è risolto un po' problematica la cosa, insomma, perché inizialmente inserendo solo la lingua, installando la lingua italiana, il sistema operativo si diventa diciamo, ad esempio qua attività diventa in italiano. Alcune cose diventano italiano, però la traduzione dei testi scritti non rimane sempre in versione inglese, quindi praticamente l'italiano ve lo dà come errore, quindi non è, diventa parziale come lingua di sistema. Poi praticamente andando sul software center, ho trovato praticamente il miglior sistema, che è quello di installare il supporto lingue, quello che non è installato inizialmente, cosa strana perché è un sistema operativo che
che è stato studiato per 6 mesi e non ha questa funzione come preinstallata, insomma è una mancanza gravissima, che molti utenti si sono allontanati da Ubuntu GNOME perché gli è rimasto il sistema operativo in inglese. Cosa c'è da fare? Andare sul Software Center in questo caso. Andiamo andare sul Software Center, ora lo apro, speriamo che il video venga perché il mio computer quando apro più programmi non supporta più il video, in certi casi sono costretto a rifare il tutorial. Ecco, si sta aprendo il Software Center. Dicevo, con il Software Center potete installare il supporto lingue che inspiegabilmente non è installato. Ecco qua. Inizialmente questo di qua non era installato, l'ho installato e quindi questo sistema vi dà la possibilità di inserire la lingua italiana in automatico, quindi il vostro sistema operativo si inserisce, diciamo, nella ricerca da solo e vi cerca la lingua, il pacchetto della lingua italiana. Lo mettete di sopra come si fa solitamente della lingua inglese. Fatto ok, poi riavviate il sistema e diventa in italiano. Quindi praticamente io ho fatto un giro smanettando, ho girato un po' il gestore pacchetti, insomma ho risolto parzialmente il problema, però poi alla fine cosa c'era da fare? Andare sul Software Center, cosa semplicissima, e andare ad installare il supporto lingue. Perché inizialmente, ora chiudo qua il Software Center, andando su impostazioni, andiamo di nuovo su impostazioni. Inizialmente non c'era il language supporto lingue, praticamente era in inglese, ora si vede in italiano. Praticamente era solo in inglese e non vi dava la possibilità di installare, che è questo di qua praticamente, regione e lingua. Non vi dava la possibilità di installare la vostra lingua, vi dava solo inglese, con tutte le varie sfumature, appunto Australia, Canada e così via. E non c'era la possibilità di inserire l'italiano, anche se mettevate l'italiano sul formato o sul sistema, era sempre una cosa parziale, non riusciva la vostra lingua ad inserirsi totalmente nel sistema operativo, era quasi tutto in inglese praticamente. Usando, andiamo in tutte le impostazioni, usando il supporto lingue, che è questo di qua, c'è sempre la bandierina. Vi controlla la disponibilità del supporto lingua. Questo di qua è quello che di solito si trova su Ubuntu con l'interfaccia Unity, che vi cerca subito all'avvio del vostro sistema operativo la lingua italiana, e abbiamo impostato così la lingua italiana. E tutto potevo pensare che mancava questo programma. Un po' sono stato sviato dal fatto che l'icona è praticamente uguale, addirittura all'inizio ve lo dà in inglese, quindi ci ha messo region language, quindi ovviamente io, vedendo queste icone, dicevo vabbè, installato, invece no. In questo caso si è dovuto installare questo il supporto lingue. Ripeto, una mancanza grave quella di Ubuntu GNOME, la versione GNOME. È una mancanza che non è giustificabile perché appunto, dopo aver fatto un sistema così complesso, dimenticano magari la lingua della nazione in cui si deve usare il vostro Ubuntu, insomma. E vabbè, ho spiegato come si può risolvere questa cosa. Ci sono vari forum che parlano appunto di questo problema, gente che addirittura ha desistito da utilizzare Ubuntu GNOME, un po' come stavo facendo io perché mi sono un po' incavolato, dirlo in breve. E poi ci ho un po' smanettato, poi alla fine la cosa più semplice è andare sul Software Center e andare a trovare il supporto lingue, che ripeto somigliava in tutto e per tutto a quello che vi dà inizialmente, quindi praticamente si svia un po' la persona, l'utente si scoraggia appunto, non riuscendo a mettere la propria lingua. Cosa semplice, ve l'ho fatto vedere, Software Center, o al limite andare nel gestore pacchetti se l'ho installato come faccio sempre io.
e da lì cercare language package it del vostro pacchetto che desiderate, e poi magari disinstallare l'inglese che ve lo fa supportare solo parzialmente. Ho detto tutto, dopo tanto tempo ho fatto un video perché non c'è tempo e non ho tante idee in questo momento. Ho fatto più di 80 video e le idee vanno diminuendo perché ovviamente ho detto un po' tutto. Vedo di trovare altre cose, insomma, e di non essere banale nei video. Cosa posso dire di più? Beh, insomma, ultimamente ci sono dei problemi di monopolio della Microsoft, ne ho parlato nella pagina di Facebook. Alcuni di voi che frequentano la pagina di Facebook che ho inventato io, diciamo, l'ho fatta io questa pagina. Linux lasciate perdere Windows, ormai fa parte, accomuna un po' tutti coloro che ci fanno parte. E c'è il problema del BIOS che è impostato con la cifratura per Windows 8, però si risolve tranquillamente. Guardando la pagina si vede come si risolve, c'è uno dei membri che ha spiegato come si può fare. Ovviamente ogni computer è diverso, bisogna vedere che computer si ha in mano, perché in certi casi non c'è neanche la possibilità di trovare, diciamo, la soluzione perché non ci sono impostazioni avanzate. Nel caso di un Toshiba si è trovata l'impostazione avanzata e quindi è stato fatto questo. Questo è tutto. Chiudo il video, altrimenti diventa lungo e poi per svilupparlo ci vuole un po' di tempo. Un saluto a tutti da Salvatore, chiudo qua. Un saluto a tutti coloro che mi seguono. Una buona estate a tutti.